Scatenato, perfetto per cominciare una nuova puntata di Happy Dance, il mini show sul ballo adatto a chi non riesce a tenere i piedi fermi, come ad esempio la nostra Anastasia Cosmina, bravissima, insieme ai suoi fantastici ballerini, come sempre Lorenzo, Marica, Andrea e Chiara. Grazie mille, potete andare a prendere fiato. Anche tu Anastasia, prendi un po' di fiato e ti dico che ci sono dei poeti che hanno proprio confessato di aver consumato la suola delle loro scarpe quando erano giovani. Del resto, con un brano come quello che abbiamo ascoltato sarebbe impossibile rimanere fermi, no? Sì, allora, sì. Anastasia, raccontaci di cosa parliamo oggi. Beh, Lorenzo, avrai sicuramente riconosciuto il re del rock and roll, Elvis, con uno dei suoi pezzi più famosi in assoluto, Jailhouse Rock. Mm. Lo sai che nella classifica dei 500 pezzi più belli di sempre, questo si trova al 67esimo posto? Beh, non male, devo dire non male. Quindi oggi si parla di rock and roll. Sì, e anche di quello che c'era prima. Quello che faceva ballare e scatenare i ragazzi prima che inventassero le chitarre e i bassi elettrici che poi hanno dato origine al rock. Cioè, e quindi prima a che cosa ti riferisci? Beh, ad esempio il boogie-woogie, la versione più veloce e più ritmata del blues. Il boogie-woogie faceva scatenare i clienti di alcuni locali che si chiamavano i juke joints e che in futuro avrebbero dato nome ai jukebox. Ne sei davvero una più del diavolo, Ma torniamo al rock and roll. Beh, con la nuova musica il ballo si scatena, lasciando tantissimo spazio anche all'improvvisazione. Ah, ad esempio Elvis Presley, che appunto ballava muovendo e piegandosi un po' così, insomma, più o meno. Esatto, esatto. Queste sue mosse vengono imitate immediatamente e diventano i passi principali e distintivi della danza. Infatti, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e Little Richards prendono spunto da Elvis e creano un nuovo stile della musica che poi diventa stravolgente per il mondo della musica. E infatti quell'epoca d'oro verrà raccontata e ripresa in alcuni film indimenticabili come American Graffiti e Grease. Grease, il mitico Grease. Grazie Anastasia per questa tua spiegazione, come sempre esauriente, e rock and roll sia. Adesso dobbiamo vedere le scuole che si esibiranno sul nostro palco di Happy Dance. Cominciamo con la prima scuola, allo studio La Rosa Dance. Li conosciamo nella clip di presentazione. E la danza comunque non è non definita uno sport, soprattutto per i maschi che dicono la danza non è uno sport. Non è vero, anzi è molto bello. Quando ballo provo molta felicità perché è lo sport che faccio fin da quando ero bambina e quindi ho molti ricordi. E poi il ballo mi aiuta magari nei momenti più difficili, quando ballo mi libero. In genere sbaglia più lui. E non dirlo in televisione. E questa era la clip di presentazione dello studio La Rosa Dance, la prima scuola che si esibisce oggi. I ragazzi, ragazzo e ragazza, sono prontissimi, sono emozionati, quindi non perdiamo tempo. 3, 2, 1, musica! Was a big ape in the forest. He was so big and strong. He was the ruler in his kingdom. Call that monkey call. Too late, yeah, King Kong, King Kong, King Kong.
Sì! Complimenti, ragazzi! Venite qua al centro, dove c'è questa stellina, una a destra, una a sinistra. Allora, io dopo un'esibizione del genere parlerei dopo mezz'ora. Avete fiato abbastanza per parlare, sentiamo i vostri nomi. Fabio e... Arianna. Arianna, complimenti. Da quanto tempo ballate insieme? Questo è il sesto anno. Sesto anno che ballate sempre voi due insieme? Sì, sì. Wow, siete una coppia... eccezionale, complimenti, no, veramente un affiatamento. Poi ho visto, tu a un certo punto l'hai trascinato. Quante volte avete provato quella, e l'hai fatto cadere soprattutto? Qualche volta? No. Ma mai, l'hai sempre trascinato bene. Te invece a un certo punto ho visto sei salito sulle punte, hai fatto quell'accento, è difficile fare quel passo? In realtà un pochino, sì. Un pochino. Me la fai rivedere un attimo quella sulla punta? Perché l'ho provato a fare io, ma mi sono slogato la caviglia prima. No, scherzo. Comunque, complimenti, siete stati veramente molto bravi. Complimenti, ragazzi. Chiamiamo la nostra Anastasia Kuzmina. Guardate quanto è bella Anastasia. Sì. Questa ve la copio, quella dove tu trascini lui, ve la copio in una delle mie coreografie, sicuro 100%. Mi è piaciuto tantissimo il tutto e si vede molto la complicità tra di loro, no? Ballano insieme da tanto tempo, si vede dalla guida, perfetta. La guida è una delle cose più difficili secondo me nel boogie woogie, o no? Guidare la ballerina, no? Soprattutto un'età giovane così, no? E anche ascoltare, seguire tutto. Voi improvvisate anche, immagino, no? È difficile improvvisare il boogie. Abbastanza. Vero? Anche per me lo è. Penso per tutti. Guarda, non ho chiesto l'età, quanti anni? 13. 13 e? Anche io, 13. 13 anni, ballate da 6 anni insieme, quindi insomma da mezza vita. Complimenti, ragazzi, veramente. No, complimenti anche da parte della nostra Anastasia, siete stati eccezionali. Bravi. Adesso andiamo a conoscere l'altra scuola che si deve esibire sul nostro palco, li conosciamo nella clip di presentazione. Brava lei. Loro. Balliamo rock'n'roll. Per ballare bene il rock'n'roll ci vuole fare bene la base. Tenere le braccia. Essere coordinate. Lavoriamo un'ora e un quarto, due volte alla settimana. Allora, si comincia intanto a correre per la palestra, fare esercizi con le gambe, con le braccia, fare un sacco di scatti. E poi iniziamo facendo un po' di la base. La base è mettere le gambe alte e alternarle. Noi siamo una famiglia, quando sbaglia una persona sbaglia tutto il gruppo e quindi bisogna sempre mettere impegno e andare al massimo. Ci vediamo presto. E questa è la scuola Fusion Rock Ballet. Le ragazze sono prontissime, concentrate, quindi facciamole scatenare. 3, 2, 1, musica! Fast, you're missing all the signs.
ragazze! Complimenti anche a voi, brave, brave. Aspettate che mi metto qua al centro, in mezzo a voi. Perfetto, allora complimenti anche ai vostri polmoni perché avete scalciato per qualche minuto, insomma, avevo il fiatone io per voi. Avete fiato a sufficienza per dirmi qualcosa? Da quanto tempo ballate insieme, ad esempio? Io da 8 anni. Da 8 anni balli, ma questo numero in quanto tempo l'avete preparato, questo ballo? Un anno, sì. Ah, da un annetto, insomma, quindi ci state lavorando da un po' di tempo. Ecco, che cosa significa per voi ballare proprio il rock and roll? È un'esperienza fantastica perché, cioè, non puoi capire perché ti muovi tanto, non hai tanto fiato, ma dopo riesci, puoi reagire. No, no, ma posso capire, ho visto, perché vi siete veramente scatenate, sì, nel massimo della vostra energia, immagino, siete state veramente fantastiche. Qui dietro ci sono le immagini che stiamo vedendo, ma adesso chiamiamo la nostra Anastasia che ci darà un giudizio sull'esibizione. Ragazze, brave, brave e belle, grande sincronizzazione, grande ritmo, ma soprattutto grande preparazione atletica proprio, perché rock and roll si vede, è un ballo che poi diventa anche acrobatico, no? Volendo rock and roll acrobatico, ci vuole tanto tanto allenamento per avere il fiato e per avere quelle gambe che si alzano così in alto. Tu ce la fai? No, io ho visto loro che lanciavano le gambe. Non ce la fa, non ce la fa. So come faccio a parlare. No. Però voi siete state molto 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 brave. Complimenti ragazze, bravissime anche da parte della nostra Anastasia. E adesso siamo arrivati quasi al finale della nostra puntata, ma dobbiamo scoprire che passo ci insegnerà Anastasia. Che cosa hai scelto per noi? Lorenzo, per voi e soprattutto per te, perché sì, lo sai che tu dovrai, come sempre, farmi vedere cosa hai imparato. Certo. Ho scelto oggi il jive, che è un parente del rock and roll. Ah, ok, lo zio del rock and roll, possiamo dire così. Esatto, uno zietto come te. Uno zietto come te. D'accordo, allora da zietto fatemi mettere davanti e voglio vedere la lezione della nostra Anastasia. Guardiamo tutti là. Ragazzi, impariamo a ballare il jive, perché i calci rendono ogni ballo più divertente. Prima di iniziare a ballare, spostiamo il peso leggermente in avanti. Partiamo con la coreografia. Calcio avanti, chiudo, calcio avanti, chiudo. Avanti, lato, pade bure. Stessa cosa dall'altro lato. Calcio avanti, chiudo, calcio avanti, chiudo. Avanti, lato, pade bure. Pade bure 4 volte. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Ora, calcio doppio. 1, 2. Cambio e lo faccio con l'altra gamba. 3, 4. 4 calcetti singoli e 1, e 2, e 3, e 4. E adesso tutto di seguito. 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. 1, 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7 e 8. E adesso con la musica. 6, 5, 6, 7 e 8. One through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the jump began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing that. Allora, ho capito che bisogna saltare e scalciare. Cioè, ta 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 ha, vabbè, insomma, il senso è quello, ho capito, però devo riguardare bene le lezioni perché ci sono delle cosine che non ho capito. Come sono andato? Malissimo. Malissimo, perfetto, grazie Anastasia. Chiamiamo le scuole che si sono esibite oggi sul palco di Happy Dance, che siamo arrivati al finale. Comunque, grazie ragazzi perché siete stati molto bravi, grazie alla nostra Anastasia che puntata dopo puntata ci insegna ad amare il ballo e sta cercando anche di insegnare a ballare, così alle persone come me che amano provare a ballare, ecco, ma pian pianino ce la farò perché ballare ci rende felici, ma certo, sempre così.